Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come una giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro, invece, dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno, nello stesso Spirito, la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è il tuo potere,
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Ogni messa è diversa dalle altre, eppure uguale a tutte le altre. Questa messa ha di speciale il fatto che si conclude proprio con questa solenne Eucaristia la visita pastorale che il Signore mi ha donato e ci ha donato di vivere insieme in questi giorni. E allora, di particolare, questa celebrazione avrà un altro mio intervento alla fine. Vi chiedo un po' di pazienza, ma proprio per questo cerco di guardare l'orologio in modo da dosare i tempi e per questo abbrevierò la riflessione che vengo a proporvi sulla parola del Signore che abbiamo ascoltato.